tutti voi che ci siete, ma soprattutto grazie alla LAP, che insomma alla fine stiamo festeggiando 70 anni. Se è durata fino ad oggi vuol dire che in 70 anni è stata capace di rinnovarsi, è stata capace di creare nuove figure portanti, è stata capace di continuare ad essere presente con i nuovi giovani e con anche i meno giovani che hanno seguito. Io adesso, prima di questo momento, stavo facendo un giro a vedere i quadri, le opere degli anni indietro e purtroppo vedo anche molti quadri di persone che più non ci sono, che non ci sono più, persone anche importanti di no. E quindi io dico, vuol dire che l'arte comunque è un segno che rimane, con l'arte rimane un segno di te. E quindi questa è una cosa molto bella. E la LAP porta avanti questo discorso. E quindi lo porta avanti, l'ha portato avanti per questi 70 anni, lo sta portando avanti adesso. Ci sono i giovani che crescono, che hanno voglia di praticare la pittura, di praticare tutte le varie specialità, perché qua si fa di tutto un po', e davvero io dico semplicemente grazie da parte mia, che io sono il sindaco dei 70 anni. Però prima di me ci sono stati una serie di sindaci, qualcuno l'ho visto qua anche presente, vedo Rosaria, che è davvero, i sindaci credo che in tutti gli anni hanno sempre dato una mano, perché l'APA è continuità indipendentemente dal colore politico, però quando c'è l'arte vuol dire che c'è l'intelligenza delle persone, che c'è l'attenzione alle persone, e quindi vi dico grazie, e la nostra amministrazione sarà sempre al vostro fianco per questo tipo di iniziativa. Grazie ancora e auguri. Aspetta. Va bene, grazie al sindaco. Volevo dire semplicemente due parole, che guardando i quadri sono tutti allievi senza tempo, cioè i quadri sono tutti attuali, ci sono una complessità di colori, di forme, di cose, gli allievi, non sappiamo quelli che avevano 70 anni, 50 anni, 30 anni, 20 anni, sono dei segni importanti che ci hanno lasciato per noi, è una rappresentazione della complessità della nostra esistenza, non c'è un quadro unico, non c'è un pensiero unico all'interno delle immagini o dei lavori che sono qui dentro. Sono tanti lavori, tante sfaccettature, tante sensibilità, tanti colori, con allievi senza tempo. La cosa bellissima che troviamo da Cavina, che ha 100 e rotti anni, e delle persone che sono, che ovviamente è morto, ma insomma delle persone che sono qui, ma i quadri mantengono un'attualità che merita la nostra attenzione. Detto questo, io la lascio la parola alla vera star di questa sera, che è Savelli, che è qua il direttore, che ha la responsabilità della continuità culturale, operativa, artistica dell'Accademia, che conosce tutti voi molto più di me e tutte le vostre storie, oltre che i vostri quadri, probabilmente. Ok, grazie. Grazie. La star, no, la star sono tutti, scusate, tutti presenti. E per i presenti c'è anche il ricordo di chi ovviamente non c'è più. Quindi oggi penso sia proprio una giornata molto, molto bella, molto importante. Noi ci tenevamo molto a questa situazione. 70 anni è una data straordinaria, quindi 1952 è partita a Desio e poi si è trasferita nel 59-60 qui a Nova. Tutto appunto, come ripeto, è nato da un interesse di giovani allora, giovani nel 52, che avevano così una passione, un prurito, un fremito per l'arte, per il disegno, per la pittura, e chiesero allora al maestro Viviani se potevano così essere aiutati in questa loro così passione. È da lì che è nata la scuola, è nata, come ripeto, a Desio, si è trasferita anche in un paio di posti anche a Desio, e qui c'è anche la nipote di chi insieme a Viviani ha fondato poi la Libera Accademia,
che pirovano. Questo ha permesso poi, sulle varie vicissitudini, tra l'altro c'è anche qualcheduno qui, forse il più antico dei presenti, credo sia Romano Meregalli, che compie 90 anni fra poco. È lui. Romano Meregalli è stato allievo di questa accademia, insieme a tutti quanti, a tutte le persone che vedete oggi esposte. Purtroppo per una situazione così anche logistica non siamo riusciti a far 70 subito, per ora ne abbiamo presentati 40, ma il nostro impegno è per il prossimo anno di farne altri 30, così che ogni anno è raccontato e rappresentato da un ex allievo. Naturalmente ho fatto un conto molto approssimativo, ma abbiamo superato le 3.000 presenze durante tutti questi 70 anni. Non tutti ovviamente hanno dato magari una risposta così importante, anche perché fortunatamente da questa scuola diverse persone hanno poi fatto una carriera professionistica, e quindi questo è stato un merito anche di Viviani e chi per lui, ma soprattutto anche di ognuno di loro che ha tradotto questa passione nella vita, in un mestiere, in un lavoro che ha voluto proseguire poi per tutta la vita. Qui abbiamo una rappresentanza in questa sala e nella sala in fondo. Io sono particolarmente contento, lo ribadisco, perché è una storia lunga, è una storia fatta di tanti momenti, in alcuni casi li abbiamo scritti, sono stati scritti quando il premio Bugatti Segantini ha fatto 60 anni, però la storia continua e quindi noi tenteremo di fare il possibile perché possono esserci anche gli 80 anni, i 90 anni e per chi ci sarà anche i 100. Noi ce la mettiamo tutta. Ringrazio anche per la presenza Corrado Mauri, che mi ha preceduto nella direzione di questa accademia per tantissimi anni. È stato il primo vero grande braccio destro di Viviani, insieme ad Amina Redaelli, che purtroppo non c'è più, ma è rappresentata da un suo lavoro. Ringrazio tutti, ma veramente tutti, anche quelli che magari non siamo riusciti a contattare, perché è successo anche questo, come qualcuno che avevo contattato e purtroppo proprio quest'anno è mancato, e quindi mi è stato anche abbastanza così difficile poter organizzare qualcosa anche per lui, però lo faremo successivamente. Grazie, ma veramente grazie a tutti. Anzi, vi dico soltanto questo: il criterio per selezionare non mi piace, ma per dare comunque un'opportunità di sguardo proprio attraverso dei lavori che qui partono dal 61, dal 58, quindi date importanti, fino a qualcosa degli anni 2000. Arriveremo anche probabilmente anche al 2020, adesso vediamo, dipende sempre tutto anche da chi frequenta, da chi insegna, ma soprattutto dal risultato che queste due componenti danno, perché occorre anche dar la possibilità e l'opportunità a tutti quelli che visiteranno questa mostra di vedere quello che è stato prodotto, ma anche a livello di qualità. La qualità è quella che ci fa e che fa la differenza, perché lo sforzo è uno sforzo comune, ma il talento è un'altra storia. Quello, chi ce l'ha, ce l'ha; chi non ce l'ha, non c'è nessun negozio al mondo che lo vende, perché altrimenti io stesso sarei andato a comprarne un po'.
vi ringrazio tanto, non voglio dilungarmi perché c'è appunto qualche persona di 90 anni e quindi adesso la faccio anche sedere lui. Grazie a tutti, grazie veramente della vostra partecipazione e mi auguro che possa essere stata per tutti voi una bella giornata. Grazie, grazie ancora. Prima di salutarvi volevo dire due cose molto semplici. Uno, vabbè, che c'è un rinfresco fuori, ma che lo avrete capito, ma che nell'ultima sala, che è quella del corridoio corrispondente a questa dall'altra parte, ci sono allestite le opere per l'asta di Santa Lucia, che è una forma di finanziamento dell'Accademia, tradizionale ormai dell'Accademia, dove ci sono delle opere abbastanza, degli autori abbastanza importanti, dei lavori che sono stati donati da artisti storici anche dei tempi intorno a cui è nato l'Accademia, e che settimana prossima, il giorno 13, verrà fatto. Il risultato dell'asta di quest'anno, oltre che essere importante per il 70esimo, è importante perché la LAPA ha deciso di suddividere gli introiti, che speriamo tantissimi, diventare pieni di soldi su questa cosa, con il progetto Innovamenti, che è un progetto sulle povertà educative per i ragazzi di Nova. La Libera Accademia, la Fondazione Rossi e una serie altre 6 associazioni hanno vinto un bando della comunità di Monza e Brianza per favorire i ragazzi. I ragazzi fanno, con tutte le associazioni presenti, inclusi la RAP, dei lavori di ceramica, di pittura, di varie cose, quindi il luogo ideale per lavorare su questi temi è proprio questa, e quindi la decisione anche di dare il 50% del ricavato a questo progetto. Detto questo, vi invito a vedere l'altra parte della mostra che c'è anche un filmato molto importante che ci ha portato Del Rio oggi, che finalmente è ritornato, l'abbiamo ritrovato, che è il filmato del 40esimo anniversario della fondazione dell'Accademia, che aveva solo lui e non era disponibile, che da oggi adesso diventerà disponibile con tutto il materiale che noi stiamo accumulando sulla storia dell'Accademia, che andrà a finire non so cosa, comunque probabilmente in un catalogo, probabilmente in una storia rifatta, ricostruita, ripensata, rimeditata, anche con materiale video e fotografie e fotografico originali degli attori su questa Accademia. Grazie a tutti, buona serata. Venire qua, rivedo questi dipinti, queste opere realizzate negli anni 60-50 che riportano indietro, sì, con la memoria, ma sono ancora dipinti attuali e avanti nel tempo, contemporaneamente agli altri che attualmente oggi vengono realizzati. Ho aderito molto volentieri, anche così per mio padre, per onorare la sua memoria, e poi perché il contesto si presta e ci sono veramente delle belle opere. Un'emozione straordinaria. Purtroppo io ho dovuto farmi accompagnare da amici perché non guido più la macchina, e questa è stata un'emozione veramente straordinaria. Avevamo fatto anche una mostra qui, una retrospettiva. Viviani, ho in mente una cosa importante per me. Quando c'è stato un concorso non mi ricordo più cos'era, era un concorso, siccome pioveva, ciao Pulis, siccome pioveva, il quadro l'ho fatto lì in Accademia, e l'ho fatto in modo un po' tradizionale. È passato Viviani, mi ha detto: ma piasnò, Levec. Ho rifatto tutto, ho preso il primo premio. Io con Viviani sono stato parecchi anni a Venezia insieme a dipingere, negli anni 70. Di conseguenza poi sul Lago di Iseo, idem, a Montisola. È stato per me, diciamo, una buona partenza, diciamo che mi ha dato quelle basi necessarie per poi naturalmente costruire le mie emozioni, cercare le mie emozioni. Siamo contenti anche in questa occasione, di questa sede, di averlo rivissuto, anche se in poche, e anche aver trovato tanta gente che l'ha conosciuto, e ci fa molto piacere. La gioia di rivedere qui, rivedere i miei vecchi allievi novantenni, è un'emozione straordinaria, devo dire.